Oggi prepariamo lo yogurt in casa. Per lo yogurt in casa le cose che servono sono veramente poche. L'unica cosa che dobbiamo comprare è la yogurtiera. La yogurtiera si trova in tutti i supermercati o nei casalinghi ed è piccolissima, comoda, a un prezzo modico. La mia, non vi faccio vedere la marca, la mia ha i vasetti, ce ne sono 6. Invece ci sono delle yogurtiere con un vaso unico dove te puoi prendere lo yogurt a cucchiaiate. Io trovo più pratici i vasetti. Poi ci serve, ricordo che il costo è minimo, 20-24 euro, solo che dopo si ammortizza con il tempo, perché immaginate di comprare vasetti di yogurt tutti i giorni, anche se ne mangiate uno o due al giorno, poi alla fine si ammortizzano i costi. Quindi, oltre alla yogurtiera, una ciotola, un litro di latte intero, e poi vi dico perché, dello yogurt bianco intero. Allora, io dico intero perché facendo varie prove poi ho visto che con latte intero e lo yogurt intero mi vengono degli yogurt veramente veramente buoni, che quando togli il tappo dal vasetto, io veramente vi giuro, giro il vasetto e non esce proprio niente, da quanto è compatto ed è buonissimo. Poi se voi lo volete meno denso, vi prendete il latte normale parzialmente scremato, lo yogurt sempre intero. Allora, prendiamo lo yogurt e lo versiamo nel contenitore. Un vasetto di quelli piccoli da 125 grammi. Poi prendiamo. Io ho 6 vasetti, per ogni vasetto mettiamo per un litro di latte 6 cucchiai di zucchero. Poi vi regolate voi se lo volete più asprigno o più zuccherato. Io con 6 mi trovo bene. 2, 3, 4, 5 e 6. Iniziate a mescolare con una frusta, tutto a mano. Ci vogliono 5 minuti per preparare lo yogurt. Iniziamo a mescolare. Vedete? E aggiungiamo mano a mano il latte, poco alla volta. Ok, mescoliamo bene. Lo yogurt è già fatto, basta ora versarlo nei vasetti. Vi ricordo che lo yogurt, questo è naturale, il bianco, a me piace tanto. Però l'ho fatto altre volte aggiungendo a questo composto una tazzina di caffè. E quindi togliamo una tazzina di latte. Ed è uno yogurt buonissimo, il caffè. Volendo si può fare i frutti di bosco o ad altre cose. Prendete lo sciroppo, semplice sciroppo per fare le granite, e lo aggiungete a seconda di come vi piace, più o meno fruttato, sempre nel composto. Ecco qua, 6 yogurt fatti in casa. Chiudiamo. Avvitiamo bene i coperchi. Allora, la macchina dello yogurt funziona semplicemente così.
dà un leggero calore costante allo yogurt stesso, al composto che noi abbiamo fatto, e così facendo i fermenti si attivano e addensano il tutto. Allora, io sempre andando per esperimenti sono arrivata alla conclusione che almeno 12 ore deve stare inserito alla corrente, ma vi ricordo, consuma pochissimo, quindi non vi preoccupate. Poi io di solito lo faccio, che ne so, la sera alle 8 al mattino quando mi alzo lo tolgo dalla corrente, quindi 12 ore, e una volta disinserito lo mettiamo in frigorifero. Dopo 2-3 ore lo yogurt è pronto ed è buonissimo. Ciao!